In questo webinar ti farò vedere come funzionano i certificati Accelerator. In particolare andremo a vedere come è possibile ottenere dei rendimenti a doppia cifra sui titoli più amati dagli investitori, come Google, STM o addirittura Tesla. Benvenuti a un nuovo webinar in compagnia di Alberto Amiotti e di Banca Akros. Io partirei dalla tua presentazione, però in generale c'è stata questa nuova emissione di prodotti un po' particolari. È un qualcosa che arriva da lontano, giusto, Sì, Alberto? è assolutamente così, perché l'idea di questa emissione è nata proprio dall'ascolto, cioè dall'ascolto degli investitori e di chi ascolta probabilmente adesso questo webinar, perché come sai, Enrico, quando noi partecipiamo a degli eventi anche dal vivo, ascoltiamo molto ciò che ci viene detto. Una delle obiezioni che veniva fatta più spesso era questa, cioè il fatto che si fosse convinti della facoltà di rimborso anticipato dei certificates, che è presente nella maggior parte di questi strumenti, perché si pensava che non si potesse beneficiare, come dire, delle cedole future, quindi che limitasse così la performance potenziale di un certificato. Quindi questo, in uno scenario di tassi in salita, poteva essere, come dire, un'obiezione magari non del tutto condivisibile, perché tu potevi reinvestire a tassi più alti. Ma adesso effettivamente, probabilmente il 6 di giugno la ECB, diciamo, taglierà i tassi di interesse di 25 basis point, il consenso è quasi al 90% in questa direzione, quindi potrebbe essere vero, no, che tu non riusciresti a reinvestire alle stesse condizioni. Quindi abbiamo pensato, vogliamo dare all'investitore qualcosa che lo tuteli nel futuro, facendo in modo che nel caso di rimborso anticipato vengano incassate anche tutte le cedole future, e sappiamo benissimo che anticipare questi flussi comporta un incremento notevole nel rendimento, no? Perché tu anticipi dei flussi finanziari. Ma abbiamo voluto che ci fosse una tutela anche nel passato attraverso l'effetto memoria. E per questo il titolo così evocativo, guardare al futuro con la memoria del passato, vuol dire quello, cioè tuteliamo l'investitore nel futuro, ma anche nel passato, quindi nel futuro grazie a questo effetto accelerator, nel passato grazie all'effetto memoria. E in effetti la precedente missione, se andiamo alla slide successiva, Ecco, giusto giusto per dare un... per spiegarlo, è chiaro per tutti che cos'è l'effetto memoria e l'effetto accelerator, lo possiamo chiamare così. L'effetto memoria, lo spiego per tutti, vuol dire che se magari non abbiamo diritto ad alcune cedole perché magari appunto è stato violato il livello di barriera, sappiamo che nelle date di osservazione successiva, se il sottostante o i sottostanti tornano sopra il livello di barriera, riceviamo le cedole che avremmo dovuto prendere in precedenza e non siamo riusciti a incassare perché diciamo l'evento non si è verificato, quindi il sottostante o uno dei sottostanti era sotto la barriera, più quella appunto corrente. E questo è molto molto importante perché ci dà la possibilità di poter incassare delle cedole che invece altrimenti sarebbero senza l'effetto memoria perse per sempre, tra virgolette, quindi si possono anche stimare i flussi. Per quanto riguarda invece il discorso accelerator, è una cosa un po' più nuova e ci dà la possibilità di incassare tutte quelle cedole che sono previste da oggi, per intenderci, fino alla fine della vita utile del certificato. Questo è un grande vantaggio perché, soprattutto per chi stima i flussi di cassa, per chi magari fa una valutazione legata alla compensazione delle minusvalenze, penso a questo genere di cose, avere una certezza dei flussi o quantomeno un'idea dei flussi, perché la certezza dei flussi non ce l'hai perché se uno dei sottostanti va malissimo, questi flussi Certo. ovviamente non li prendi, però visto che siete stati molto profondi con le barriere. E no, volevo solo un flash rapidissimo. L'emissione precedente, che ci è valsa anche un premio, no? Sai che ci sono gli Oscar dei Aiuta. certificati, abbiamo vinto il premio all'innovazione per il prodotto più innovativo e più efficiente. Diciamo, ha avuto un riscontro di questo tipo. Tutti gli strumenti emessi sono stati rimborsati anticipatamente alla prima, uno solo, la seconda data di rimborso anticipato, con un rendimento medio del 20%. Perché? Perché si incassavano tutti i flussi. Ovvio che questo è avvenuto in un mercato positivo, no? Ma anche adesso il mercato sta comunque ancora crescendo, per cui questi certificati, se andiamo appunto, ne ho scelti poi un paio, se andiamo alla slide successiva. Ti posso interrompere un Certo. secondo, che questo è importante. Allora, i certificati vanno in autocall nello stragrande 99%, cioè a prescindere che siano di Akros o meno, nel 99% dei casi quando il sottostante ha un valore superiore rispetto allo strike iniziale, quindi al 100%, Esattamente. diciamo, strike price. Quindi tradotto,
in termini pratici per chi ci ascolta, che magari è alle prime operazioni sui certificati, se il sottostante, l'azione Intesa San Paolo, per dire, si apprezza anche di poco, alla prima data di autocallability, quindi quando il certificato può essere di fatto rimborsato, sostanzialmente il certificato scade anticipatamente e vengono pagate queste cedole. Questo è importante, quindi se e solo se il nostro sottostante si apprezza, può verificarsi appunto l'autocallability. Quindi importantissimo questo. Diciamo sempre, cerchiamo di scegliere i prodotti sottostanti non per la barriera, speriamo che non scenda fino a, ma cerchiamo di avere soprattutto con gli accelerator una view rialzista. Prendo come sottostante BMW, per dire, perché sono convinto che BMW è un'azienda ottima e che si apprezzerà. Questo secondo me è importantissimo ed è una cosa che io vedo che non tutti, molti scelgono il Sì, certificato sulla certo. base della barriera. Ah, ma tanto Tesla non perde il 60%. Ah, ma tanto Tesla non perde il Non è 50%. una view di stabilità. Se i titoli rimangono stabili sui livelli attuali, sei nella condizione migliore perché benefici più del mercato. Ecco, noi abbiamo fatto una prima emissione di questo tipo, di un basket composto da sole due azioni, quindi otto di questi certificati, due sole azioni. Quindi sappiamo bene che i basket worst off invece sono composti a volte da 3, 4, anche 5 azioni. Barriera 55%, quindi barriera profonda, la soglia cedola, il valore a partire dal quale viene pagata la cedola con memoria però è 75%, cioè viene pagata la cedola anche quando il sottostante perde il 25%, il peggiore dei due. La barriera invece appunto è 55% e vale un giorno solo a scadenza. Quindi queste sono le accoppiate, diciamo, e sono le cedole trimestrali con effetto memoria. Quindi ovviamente sono cedole trimestrali appetibili, realizzate grazie al fatto che quelli certificati con una maggiore volatilità, per esempio i sottostanti Tesla e MD, ti consentono di avere ovviamente cedole più elevate, quelli con una volatilità un po' più bassa, cedole più contenute, ma comunque sono cedole trimestrali e quindi sono cedole assolutamente apprezzabili, ecco, tenuto conto della durata breve e della barriera profonda. E qui abbiamo il vantaggio che si tratta di prodotti quindi con la caratteristica di essere accelerator. Tra questi, per dire, a me come basket, quello che più mi stuzzica la Intriga, fantasia sì. Ok, come idea di rischio rendimento è Tesla Alphabet. Perché? Perché ok. Alphabet, tanto per darti un'idea, secondo me, vabbè, Alphabet è una delle mie, per chi non lo sapesse, ma tanto chi ci segue lo sa, è Google, e quindi sostanzialmente stiamo parlando di una delle 3-4 aziende migliori al mondo, non me ne voglia, ed è difficile onestamente che possa perdere il 50%, anzi la barriera è al 55%, quindi deve perdere il 45% 45%. del suo valore. Questo io lo trovo difficile. Quindi, secondo me è un titolo relativamente difensivo per la qualità dell'azienda. Ovviamente, tu qui il valore lo ottieni grazie alle opzioni su Tesla, perché Tesla, ovviamente, è Certo, un titolo certamente. esatto, che però, diciamo, è un'azienda che non paga dividendi. Quindi, comunque, è vero che c'è una forte volatilità, però ha già perso tanto, eccetera, eccetera. E comunque, è un'azienda che si sta sviluppando facendo tutta una serie di cose. Abbiamo sul nostro canale YouTube un video proprio fatto da Luca di Scacciati con il forecaster, con tutte quelle che sono le stime delle vendite dell'energia, eccetera, eccetera, e il fatto che Tesla potrebbe diventare l'equivalente di una nuova Uber o Airbnb, cioè sostanzialmente un'azienda che affitta quando la guida autonoma ci sarà le proprie auto. Quindi tu compri la Tesla, la utilizzi per andare in giro, poi la lasci sotto il tuo ufficio e con la guida autonoma questa fa il servizio del taxi e tu Che bello, incassi tutto. non vedo l'ora. Questa è l'idea di cosa, cioè tu vai a lavorare e la Tesla viene messa a reddito con la guida autonoma. Guarda che se noi pensiamo a quello che era il passato di 10 anni fa, quello che è successo negli ultimi 10 anni, secondo me è incredibile. Ti faccio un esempio banale, legato ai bagni di umiltà che io faccio tutte le settimane. Io lavoro tanto in inglese e utilizzo un software che si chiama DeepL per la parte di, diciamo, di traduzioni, no? E scrivo la mia mail in inglese, mi sembra di aver scritto una cosa eccezionale, poi la metti dentro DeepL e fai un bagno di umiltà perché te la riscrive benissimo. Queste cose, e dici, cavolo, guarda quanti errori ci avevo messo. Ecco, queste cose qua, quando io ho iniziato a lavorare, non c'erano. Quindi questo è uno dei basket che mi piace di più. Tu ne avevi Quindi scelto proprio un nella slide altro? successiva volevo vederne magari due che invece avevo
così scelto, per capirne proprio il funzionamento e il potenziale rendimento. Ecco, guarda, qui ho proprio voluto scrivere che cosa può accadere. Allora, qui siamo Tesla AMD, tu hai scelto Tesla Apple, ma il funzionamento è assolutamente identico. Cosa succede? Io compro il certificato oggi, al 6 agosto 2024, cioè tra poco, di fatto, tra meno di 3 mesi, io incasso una cedola 2,95, ne incasso altre due, una a novembre e una a febbraio 2025, sempre se il peggiore dei sottostanti è superiore al 75% del suo strike iniziale, e alla prima data di rimborso anticipato, questo certificato rimborsa anticipatamente. Questo avviene quando di fatto c'è una stabilità nel valore del basket rispetto al suo valore iniziale, pagando 114,75. Se lo compra adesso, infatti vedete che il prezzo è sopra la pari, ma perché il certificato sta performando bene, cioè sconta il rimborso anticipato, perché attualmente il sottostante peggiore, che sarebbe Tesla, è già superiore allo strike iniziale. Quindi vuol dire che questo certificato, lo strike iniziale era 180,01, adesso Tesla intorno a 186. Questo certificato nei numeri sconta il rimborso anticipato. Quindi, se questo avviene, il rendimento su base annua che realizzo io è quello che leggiamo lì, 21,32%, ed è assolutamente appetibile, no? Perché è un rendimento realizzato in neanche un anno sostanzialmente, no? Quindi è un rendimento su base annua veramente molto elevato. Se anche questo non avvenisse il primo anno, ma avvenisse il secondo, ovviamente diminuirebbero le cedole successive, ma otterrei un rendimento su base annua incassando 111,80 del 6,75% e così via. Se avvenisse non il secondo, ma il terzo, alla terza data di rimborso anticipato, perché dopo un anno e ogni 3 mesi di rimborso anticipato, otterrei 13,86. Se avvenisse al penultimo trimestre, otterrei 11,87% e poi andrei a scadenza, e quindi a scadenza avrei sempre l'incasso di una cedola pari appunto a 2,95. Avrei incassato in questo caso tutti i trimestri una cedola pari a 2,95, che comunque è una cedola molto appetibile, ecco. Quindi è uno scenario molto positivo questo, ed è quello che è accaduto per i precedenti, perché tutti i certificati precedenti hanno rimborsato alla prima uno solo alla seconda data di rimborso anticipato. Quindi in questo caso realizzeresti un rendimento superiore al 20%. Assolutamente, sai che lo stavo guardando adesso in questo momento qua, io vedo 103,59, è passato un ordine alle 9,52, quindi qualcuno Adesso lo ha. l'ho visto stamattina 103,60, la distanza dalla barriera in questo momento è 47%, quindi vuol dire che il sottostante è aumentato, per cui è vero, è sopra la pari, ma ci sta, nel senso che tu sconti ovviamente un rimborso anticipato di quel tipo, e quindi pur essendo a 103,59 il rendimento sarebbe superiore al 20%. Quindi ovviamente, perché molti, sai, vedono un prezzo sopra la pari e ritengono che non sia opportuno comprare il certificato. In realtà il prezzo sopra la pari esprime proprio il fatto che questo certificato sta andando bene, perché non è altro che la valutazione delle opzioni che ci sono nel certificato, no? Queste opzioni si apprezzano, di conseguenza il prezzo non può che salire, ovviamente. E tra l'altro hai anche un rischio inferiore perché di fatto, lo stai, è vero, lo stai pagando un pochettino di più, però le barriere sia per quanto riguarda Esattamente, le, diciamo, adesso la barriera l'ingenius. sarebbe intorno al 53%, naturalmente, perché la distanza alla barriera è 47%. Poi io ho detto: va bene, questo ovviamente, come diciamo prima, dipende anche dalla volatilità di Tesla. Però tu puoi dire: io voglio andare su una accoppiata un po' meno volatile. E allora ho pensato: BMW Unicredit, il funzionamento non l'abbiamo capito, del tutto analogo. Se il rimborso, qui la distanza alla barriera è intorno a 39%, quindi è leggermente sceso il peggiore dei due. Comunque, che cosa accade in questo caso, che è BMW? In questo caso, se il rimborso avviene alla prima data di rimborso anticipato, cioè a maggio 2025, io incasso 111,75 rispetto al prezzo di acquisto e rendimento su base annua, calcolato con il tasso interno di rendimento, potete fare anche voi banalmente con Excel, è 18,74%. Se invece questo avviene nelle date successive trimestrali, passo al 14,71, 12,16, 10,39, quindi comunque dei rendimenti potenziali, ma verosimili, molto molto appetibili, no? Quindi Sì, molto più alti di quelli ovviamente che ho
applicazioni del BTP, per dirgli, cioè, ovviamente qui c'è un rischio, Ovviamente, c'è una. qui anche con due sottostanti meno volatili realizzare un rendimento superiore al 18%, quindi insomma un rendimento decisamente appetibile. Quindi questo è uno strumento che abbiamo pensato proprio per tutelare l'investitore sia nel futuro, grazie all'incasso di tutte queste cedole future, nel caso di rimborso anticipato, che ti demolisce la tua obiezione perché non puoi dire non posso reinvestire allo stesso tasso. Qui ti viene dato tutto in anticipo, sia nel passato perché le cedole hanno l'effetto memoria, quindi anche quando non venissero pagate, sarebbero pagate alla prima data in cui si verifichi l'evento tale per cui il sottostante supera la soglia cedola. Quindi questo è il tipo di funzionamento di un certificato che è stato per una storia di successo per le performance, ma anche per il fatto che abbiamo appunto vinto proprio un premio del quale andiamo piuttosto fieri, ecco, che è il premio all'innovazione. Alberto, ci sono alcune domande, posso riportartele? Allora, la prima Sicuramente, che sono ben è proprio contento. banale, mi chiedono se queste slide che tu hai condiviso con me, io se ce le chiedono gliele posso dare oppure no. Certamente, Quindi si certo. possono Quindi distribuire. dagli Ok. dalle pure, La certo. seconda domanda era, se non ho capito bene, eccetera, eccetera, come faccio ad avere, magari c'è un prodotto che non è chiaro, voi avete un numero verde, una cosa dove potervi Allora, contattare? c'è, però siccome immagino che il nostro ascoltatore voglia una consulenza un po' più tecnica, io direi di contattare me. Io ho una mail che vi do Sì. subito adesso. Mi scrivete, lasciate il vostro numero di telefono e io vi richiamo. Allora, è alberto.amiotti, Amiotti, chiocciola, bancaacros, con due A e la K.it. C'è il numero verde, ma Bene. magari fanno consulenze un pochino più operative e meno tecniche. Io vi spiego tutto quello che volete chiedermi o sapere. Le slide si possono ovviamente avere, nessun problema. Veramente abbiamo voglia di sentirvi proprio perché da voi nascono le nostre idee, cioè noi vogliamo fare dei prodotti che siano in linea con le vostre esigenze. Per cui vi chiedo anche in questa occasione, magari alla fine, di dirci che tipo di certificati gradireste? Ecco, perché io ho fatto già anche questa domanda a Rimini, l'ho chiesto e ho avuto ovviamente risposte di vario tipo. Quindi mi piacerebbe sapere anche da voi che cosa gradite. Poi, sempre nella stessa emissione, abbiamo però voluto interpretare un altro desiderio dei nostri ascoltatori che ci hanno detto: ma io comunque gradisco anche i certificati su single stock. E sapete che questi sono piuttosto rari ormai sul mercato, perché ovviamente mettere insieme più azioni, i basket or stop sono composti adesso da 3-4 azioni, anche non solo da due come nel nostro caso. Ovviamente mettere insieme più azioni ti dà un rischio maggiore, di conseguenza un rendimento maggiore. Ma abbiamo cercato di bilanciare tutti questi elementi, quindi fare un certificato single stock su singola azione, barriera 60%, che con un single stock è comunque una barriera profonda, durata 2 anni, soglia cedola 75 e autocollability senza in questo caso l'effetto accelerator dal primo anno ogni 3 mesi. E queste sono le caratteristiche. Si va da una cedola trimestrale sempre con effetto memoria pari al 4% su Tesla a una cedola trimestrale 2,05 su Kering. Questi sono tutti i sottostanti singoli, no? Quindi potete valutare quale di questi sottostanti presenta caratteristiche, come dire, tali per voi da costituire un giusto rapporto tra rischio e rendimento, no, Enrico? Quello che Sì. gli investitori già fanno, no? Io stavo cercando il prodotto, quello su Tesla. Sì. Spieghiamolo bene. Allora, questo è importante. Allora, io direi che usciamo un attimo dalla presentazione. Andiamo qui. Abbiamo parlato di Tesla in passato, perché Tesla è super interessante. E è vero che ha avuto delle super valutazioni, fin tanto che perdeva soldi, aveva queste performance incredibili, no? Se andiamo a vedere quello che è successo su Tesla nel passato, finché perdeva soldi, poi negli ultimi anni è andata male, ma le quotazioni sono tornate a dei livelli sostanzialmente, secondo me, già molto più ragionevoli rispetto ai 400 rotti dollari che avevano prima di quotazione. In questo momento abbiamo una quotazione, giustamente dicevi, di 186 dollari, che è superiore allo strike che avete
preso voi, ce l'abbiamo qui nella presentazione che è 180,01. Sostanzialmente, se Tesla non va sotto 108 dollari, questo secondo me è importante, voi comunque il Esatto. vostro capitale in qualche modo è protetto, No, no, è ok? proprio adesso che viene pagato 100 a scadenza, sì. Esatto. Invece, per avere diritto a recedere, Tesla di fatto non deve scendere sotto 135,01 alla data di valutazione. Il prodotto non l'ho visto, è memory o non è memory? Lì alla memoria hanno tutti l'effetto memoria. Quindi. Se vai sulla, proprio sulla presentazione, qui era una tabella, la presentazione è quella in PowerPoint, lì c'è scritto, vedi, un unico titolo con buona memoria, abbiamo avuto così pensare a Ottimo. questo slogan, e quindi single stock compariva al 60, ecco esattamente questo. Quindi, E io. tradotto, se prendiamo questo titolo, cioè potenzialmente possiamo fare un 16% all'anno. Per assurdo, Esattamente. dobbiamo essere contenti se Tesla ci va a 175, 176, tiene botta là e noi continuiamo a prendere il nostro 40%. Adesso questi flussi trimestrali, certo. Esatto, Esatto. esatto. Mi Poi, piace questo. sì, ma poi, ma sono, ti dico, secondo me sono veramente, ci abbiamo proprio studiato parecchio per bilanciare tutte le varie esigenze, no? Quindi abbiamo cercato di uscire con una serie di prodotti che potessero essere adatti sia a chi vuole assumere, chi ha maggiore propensione al rischio, magari vuole andare su un titolo un po' più volatile, sia a chi vuole andare su titoli meno volatili in termini di appunto struttura, oppure proprio del fatto che c'è un single stock. Poi io tra questi, se vuoi nella Ecco, slide successiva, ne ho anch'io sì, esaminati un po'. rispondo a qualche cosa. Allora, questi numeri Certo. qua, gli ISIN sono quelli che dovete mettere nell'home banking. Quando avrete la presentazione, se ce la chiederete a me, Alberto, eccetera, eccetera, o in generale, comunque, quando rivedrete la registrazione, voi copiate questo numero, lo scrivete nel vostro home banking, qualunque esso sia, Directa, Fineco, WeBank, eccetera, 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 quello che avete, vanno Qualunque. bene tutti, perché questi sono prodotti quotati in borsa, ok? Nello specifico, questi penso siano su TLX. Esatto, quindi questi prodotti li inserite, fate invio all'interno del vostro search dell'home banking e li trovate. Quindi, se non volete rischiare di prendere il prodotto sbagliato, dovete copiare questo numero, fare copia e incolla, metterlo nell'home banking e fare search. Questo con tutti gli home banking delle banche digitali o broker digitali possibili e immaginabili. Quindi, questo abbiamo risposto. Una particolarità che mi fanno notare è che nella stragrande maggioranza dei casi quello che si vede è che barriera cedola e barriera rimborso capitale normalmente coincidono. Sì, Ecco, è questo vero, è diciamo. vero. Noi qui abbiamo voluto differenziarle proprio per fare in modo di dare un po' di più in termini di cedola, perché abbiamo pensato che aumentarla rispetto alla barriera poteva essere compensato dal fatto che ci fosse l'effetto memoria, cioè senza effetto memoria avremmo potuto fare barriera con la soglia cedola, ma è stato proprio dosare tutti gli ingredienti. Abbiamo detto la aumentiamo leggermente in modo da far sì che la cedola nominalmente sia più elevata, grazie all'effetto memoria compensiamo questo fatto, no? Perché se non si verifica una volta, si verifica comunque alla prima data di valutazione in cui il sottostante è maggiore del 75%. Comunque, sicuramente una cosa che, di cui si può tenere conto, ovviamente, se avessimo fatto soglia cedola 60, le cedole sarebbero state più basse naturalmente. Abbiamo dovuto proprio dosare tutti questi elementi. Possiamo sicuramente tenerne conto per le missioni successive. Comunque, no, è una cosa che piace. E tra l'altro, adesso stavo facendo, mentre parlavi, due calcoli veloci. Se Tesla va a 178 dollari e ci resta fino alla scadenza, che vuol dire che il prodotto non scade Quello anticipatamente, sarebbe, sì. Questa se ci metti 10.000 euro, ti arrivano 14.800 euro. concretezza mi piace molto. E no, perché è importante questa cosa qua. Perché io dicevo, ho capito, ma quanto si guadagna? Cavolo, si guadagna tanto con Certo. questo prodotto qua. Poi ovviamente deve rimanere lì, perché ti dico la verità, secondo me questo non ci arriva a scadenza. Cioè, è più facile che venga richiamato il prodotto piuttosto che, cioè, io non me la vedo una Tesla sotto i 100 dollari. O magari ci va, si fa un giro, ma poi comunque tra 3 anni io me la vedo sopra i 150 dollari, insomma. Sì, certo. Beh, in quel Quindi. caso comunque hai beneficiato di cedole trimestrali 4 e riduci poi il rischio. Ecco, ti dico, io ho
Poi ho detto, ma se io fossi un investitore, come faccio a fare questa scelta? Ovviamente per me almeno l'elemento principale sarebbe la distanza dalla barriera. Cioè io vorrei qualcosa, metti che a distanza dalla barriera superiore al 40%, ritengo che questa distanza sia per me tutelante, no? E Sì. in questo caso, tra quelli nuovi, quale sceglierei? Beh, qui li ho semplicemente ordinati sulla base del rendimento, diciamo la slide precedente, qui sono compresi anche gli altri, la slide, ecco, li ho ordinati, questa è la nuova emissione, sulla base di un rendimento potenziale che posso ottenere in ipotesi di incasso delle cedole. E come vedete, vado da un rendimento che appunto è superiore al 16% a un rendimento che è superiore comunque al 9,5%, no? Questi sono tutti sottostanti, alcuni più volatili, altri meno. Le cedole trimestrali sono quelle che vedete con effetto memoria. Direi che comunque su una durata così breve, con un unico sottostante, perché anche questa è una cosa da sottolineare, unico sottostante non è così frequente, sono rendimenti decisamente appetibili, no? Poi uno può dire, io tra questi sono molto fiducioso, sono confident sul fatto che ne so, che STM, Stellantis oppure UniCredit, come dire, performino almeno lateralmente, no? Perché questa sarebbe l'ipotesi. E quindi mi espongo al rischio che vadano sotto la barriera, da cui distano più del 40%, a fronte di un rendimento potenziale a doppia cifra. Ecco. Quindi Alberto, gli una chiedo. domanda io per te. 16,51 perché li hai fatti pro rata temporis, cioè perché è già uscito, diciamo, il prodotto è già quotato da qualche tempo e quindi Sì, è già quotato. Io l'ho fatto su, Ok. calcolandoli. Tasso interno di rendimento su Excel, prezzo di acquisto in questo momento quando l'ho fatto io 101,71, ipotesi di incasso delle cedole, rimborso 100 a scadenza. Se li metti su Excel, Ok. Ok. ovvio, i rendimenti sono tutti rendimenti potenziali verificabili in termini di tasso interno di rendimento. Convenzione di calcolo prevista per i rendimenti è quella che ci consente di confrontare tutti i prodotti finanziari, no? È una cosa Quindi tu molto qui quale semplice. sceglieresti? Quale sceglieresti tu? Ma non lo so, no, forse io è bene che non mi esponga, visto che questi prodotti Io li emette sceglierei Banco Tesla. BPM, l'azienda per cui lavoro, ecco. Forse è meglio che lo faccia tu, Enrico. Guarda, io ti dico, abbiamo parlato di STM, tra l'altro in un webinar recentemente, quindi STM ci piace, però Ah, rende il 9 rotti potenziale. Io tra questi, dico la verità, prenderei quello su Tesla, perché Tesla è vero che è ok. Sì. volatile, ma secondo me non va a 108, secondo me magari perdiamo qualche cedola, ma la prendiamo con la memoria e tra 3 anni, secondo me, Tesla vale più di 186, o meglio più di 180 e secondo me questo è più facile che vada in autocall piuttosto che vada a crash. Ovviamente metto un disclaimer che abbiamo iniziato il webinar Certo, belli spediti eccetera eccetera, però allora questo è quello che penso io. Io ho un bel portafoglio diversificato eccetera eccetera, ho tante cosettine, quindi ovviamente non è che ho preso i soldi che devo utilizzare per mandare mia figlia Vittoria all'università, ho messo tutto su Tesla come sul rosso e sul nero. Ovviamente questo non l'ho fatto, no? Non fatelo nemmeno voi. Quindi, tra questi prodotti, quale ti piace di più? Quello su Tesla. Benissimo. Quanto ci devo mettere? Non lo so, perché non so quanto e chi ci è collegato dall'altra parte. Quindi, o sentite il vostro consulente finanziario, o sentite chi vi segue, o comunque in generale le scelte di investimento che andrete a fare sono fatte sotto esclusivamente la vostra responsabilità. Noi qua cerchiamo di spiegarvi come funzionano i prodotti, diamo un'opinione sui mercati, sui sottostanti, eccetera, eccetera, però poi io e Alberto non conosciamo la situazione patrimoniale di chi ci sta ascoltando, quindi magari c'è Barbara Berlusconi collegata, se si compra 10.000 euro di questa roba non gliene frega niente, magari c'è collegata una persona che ha 4 figli e le rette dell'asilo da pagare, ecco, magari questa persona se va a investire su questo prodotto magari può andare a prendere un capitale protetto dove diciamo Akros è tra i maggiori emittenti, giusto se mi sono spiegato Esattamente, guarda, bene. sono d'accordissimo con quello che dicevi. Secondo me la cosa bella dei certificati e anche appunto della nostra gamma è il fatto che uno può scegliere sulla base proprio della propria propensione al rischio e del proprio profilo rischio-rendimento. È ovvio perché tu puoi modulare la tua scelta cercando di rispettare il livello di rischio massimo che vuoi assumere e anche il rendimento potenziale che vuoi ottenere, nel senso che i certificati ti consentono di farlo e noi vogliamo dare proprio gli strumenti per fare in modo che uno possa
possa fare autonomamente questa scelta. Molto spesso, quando appunto partecipiamo a degli eventi, gli investitori mi dicono: ma io, sai, ho difficoltà. Sono tanti di quei certificati che non so quali scegliere. E i criteri possono essere questi, ma molto semplici: distanza dalla barriera, per esempio, vita residua, probabilità di rimborso anticipato, volatilità dei sottostanti. Io ne elenco solo alcuni. Io, per esempio, uno dei parametri che vado a verificare è la distanza dalla barriera, no? Perché ovviamente più sono distanti e minore il rischio che assumo. E insieme alla volatilità dei sottostanti e al rendimento potenziale che andrei ad incassare. Quindi, una volta che ho questi elementi, ovviamente, poi fare le scelte, diciamo, diventa meno difficile perché faccio queste scelte con dei criteri oggettivi e i certificati ti consentono di farlo perché tu sai sempre cosa ti può accadere nel migliore e nel peggiore dei casi. Quindi è per questo che sono strumenti che hanno avuto un grande successo, no, ultimamente. Tra l'altro, noi abbiamo Bene. fatto un approfondimento sul sito di Borsa e Finanza e qui trovate la nuova emissione di certificati al premio in tasca. C'è tutta la spiegazione di come funzionano gli accelerator, eccetera, eccetera, con tutta la gamma e tutte le informazioni richieste, gli equity premium e quant'altro. Così avete tutto. Allora, stavamo dicendo, quindi tu mi hai Sì, detto. quindi sono le scelte, cioè le scelte. Gli esempi che ho voluto, quegli equity premium, ecco, quella slide prima erano quelli, diciamo, di nuove emissioni, Nuovi. quelli, esatto, le scelte che avevo fatto su questi. Se andiamo alla slide successiva, allora io qui ho detto, va bene, a prescindere dalle due nuove emissioni, io sono un investitore che sul mercato vuole realizzare un rendimento su una durata appunto relativamente contenuta, perché vedete che qui le vite residue sono molto molto brevi, il più alto possibile, però a condizione che la barriera sia lontana, distante dai livelli attuali, almeno del 20%, no? Proprio per, non, perché ovviamente sono certificati vicino alla barriera, prendono anche di più, ma direi che quelli, insomma, sarebbe qualcuno li compra, ma insomma ci vuole una maggior propensione al rischio. Allora, se la scelta che faccio è di questo tipo, abbiamo visto che, allora, in questa tabella ce n'è uno che rende veramente tanto su una vita residua inferiore ai 9 mesi, perché la scadenza è 10 febbraio 2025. Qual è questo? È un bonus su STM, per cui io adesso pago intorno a 103, incassando a scadenza un bonus 119 con una barriera che al momento è distante dal valore attuale di circa, se non leggo male, il 28%. No? Quindi Qui come funziona? 28% ve lo faccio vedere. Tra l'altro, vi sto andando a vedere. Questo è il 28% della barriera. Questo è l'ISIN. Guarda, me lo sto segnando perché allora l'altro giorno Luca mi diceva: guarda, che tra i titoli italiani ti devi comprare STM. Io STM non me la compro perché da qua a febbraio STM il 21% non lo fa. Ma secondo me non perde il 28%. E quindi secondo me questo prodotto è più bello che andare a comprare il sottostante. Ecco, questo prodotto abbiamo visto che c'è comunque, anche se ha un livello di rischio medio-alto, perché la barriera è continua in questo caso, però ha avuto un riscontro positivo. Quindi vuol dire che molti condividono la tua opinione, secondo la quale appunto questo potenziale rendimento su 9 mesi è appetibile tenuto conto del rischio, no? Nonostante ci sia questa barriera continua. Poi ci sono ancora due accelerator che erano quelli della precedente emissione, uno su Eni e uno su Nexi, e anche lì il rendimento potenziale, ormai abbiamo visto come funzionano, è quello che si verificherebbe alla prima data di rimborso anticipato. Tra l'altro vediamo che quello su Nexi è già superiore alla data, al fixing iniziale, quindi nei numeri ci sta appunto questo rimborso al momento. Quello su Eni, che è un titolo meno volatile, molto meno volatile, è leggermente al di sotto e potenzialmente renderebbe anche di più perché lo pagherei meno. Poi c'è un altro bonus su Nexi, sempre con barriera americana, e poi due equity premium autocallable, uno su STM e l'altro su un basket worst off di due azioni che sono Volkswagen e Stellantis, anche qui distanze dalla barriera quasi del 30% e rendimenti potenziali nel primo caso 12 e
40, adesso non leggo bene perché vedo molto in piccolo, e nell'altro 10,09 direi, o Sì, 10,09, insomma, l'ordine di grandezza è 12,43, quello. esatto. In questo Esattamente. caso, dico E la tra verità, quello che l'altro mi piace più è il bonus cap. è il bonus cap, infatti lo immaginavo, anche se diciamo nell'ultimo caso le cedole mensili sono incondizionate, anche questa è una cosa che probabilmente all'investitore piace, perché comunque vada tu incassi quella cedola mensile qualunque cosa accada del sottostante, no? E quindi questa è una cosa che piace. No, sono d'accordo con te, quello che anche a me incuriosisce di più è il primo, no? Il bonus cap su STM, che ha un rendimento potenziale molto elevato. Allora io ho fatto un'altra cosa, ho detto va bene, ne sono incuriosito, ipotizziamo di essere un investitore però con una propensione al rischio più contenuta rispetto a quella implicita in questo bonus su STM. Addirittura, per esempio, potrei essere un investitore che vuole comunque avere la tutela del capitale investito, cioè che nello scenario peggiore vuole incassare 100. Quindi, che cosa fa questo investitore? Allora, questo investitore fa una cosa molto semplice, cioè in aggiunta a questo certificato bonus, compra un certificato equity protection. Cosa vuol dire? Un certificato che rimborsa 100 e che adesso costa sotto la pari, in modo tale per cui qualunque cosa accada, io a scadenza incasso 100 e la scadenza è molto vicina, l'ho scelto appositamente, naturalmente, a quella del bonus su STM. Quindi se io abbino questi due prodotti, comprando, se ho una somma di denaro fatta 100, la somma che ho, il 98,74%, cioè uguale al prezzo di acquisto, compro l'equity protection. Il complemento a 100, 1,26, compro l'equity premium. Vedete che per entrambi la distanza del sottostante dalla barriera dal valore iniziale è positiva, quindi è molto probabile dai numeri che io ottenga un rendimento quasi del 5%, 4,92, no? Cioè, se le cose vanno come ci si aspetta, a scadenza io ottengo quel rendimento. Lo scenario intermedio è quello in cui il primo dei due non paghi la cedola prevista, che adesso non sta nei numeri questa cosa, nel senso che la dovrebbe pagare in ogni caso, se non la pagasse comunque avrei un rendimento superiore al 2%. Lo scenario peggiore è il default totale di STM, cioè vuol dire se il secondo certificato non produce nulla, è come se valesse zero. Ovviamente abbiamo messo questo scenario assolutamente inverosimile, ma è per dare la protezione incondizionata del capitale investito. Quindi protezione 100% corrisponde a un rendimento del 4,92. Se invece io dico io voglio attenuare il rischio del certificato bonus su STM, ma mi accontento, si potrebbe dire, di una protezione 80%, cioè vuol dire che se STM defaulta, io a scadenza incasso 80 dei 100 investiti, sempre lo scenario catastrofico. Spieghiamola questa Sì. cosa però, Alberto, cioè vuol Grazie. dire che a febbraio dell'anno prossimo STM, non so se avete mai fatto l'autostrada da Milano andare a Bergamo, quella cosa infinita che c'è al lato dell'autostrada non esiste più, salta per aria e fallisce da qui a febbraio in meno di un anno. Ecco, adesso esiste da quanti anni? Quanto sono vecchi quei capannoni? Adesso io non è che voglio dire, però no, cioè, no, perché uno dice, eh no, però se fallisce tutto può succedere, è fallita Lehman Certo. Brothers, per carità, però qui voi dovete fare in modo che STM fallisca da qua a febbraio e quando ci passate in autostrada guardate quanto è grande quello stabilimento, giusto per, se siete Sì, di certo. Catanzaro ovviamente non lo sapete, ma se siete della zona di Certo. Milano l'avete visto, Certo, giusto? certamente. No, noi abbiamo provato a inserire, cioè, nel peggiore dei casi, Esatto. invece, nel migliore dei casi, che è quello che attualmente starebbe nei numeri, avrei un rendimento superiore all'8%, e anche se non pagasse invece la cedola, primo dei due, tra il 5 e il 6%. Invece potrei fare anche un'altra cosa, potrei dire, io compro, è vero, il bonus su STM, ma voglio ridurne il rischio, cioè il mio focus è sul bonus su STM. Quindi nella slide successiva io dico però voglio comunque una protezione 50%, nel senso che voglio attenuare i rischi, la slide successiva, quella prima di Sì, ho questa, sbagliato, ho ok? toccato per Attenuare errore. il
nel caso in cui ci sia sempre default totale di STM. Quindi in questo caso compro sostanzialmente a metà l'equity protection e a metà l'equity premium e ho un rendimento che è quasi del 13% o comunque uno scenario intermedio superiore all'11%. Quindi capite, lo riduco rispetto a quel 21% che avrei senza abbinarlo. Ma comunque ho un rendimento a doppia cifra con una protezione del 13%, riduco sostanzialmente dal 21 al 13%, ma ho un rendimento comunque molto elevato, una protezione incondizionata, cioè vuol dire che nella peggiore delle ipotesi catastrofica io ritorno in possesso di metà del mio capitale. Ecco, era solo per darvi un'idea di come i certificati possono essere usati mettendo uno al servizio dell'altro, no? Ed è questo anche il bello, cioè io ne compro uno mettendolo al servizio dell'altro, cioè ne compro uno in modo funzionale a un altro. Ci sembrava un esempio che potesse essere utile, no? Di questo. Sì, assolutamente. Ti dico la verità, io che ho un approccio un po' più aggressivo tendenzialmente, probabilmente ne prenderei un po' di meno del bonus cap e poi magari faccio un'altra cosa, cioè nel senso, tanto magari ho un po' di capitale, faccio un po' di Tesla, faccio tanto Tesla e STM dovrebbero, a parte che se le borse vengono giù, poi vengono giù tutte, però comunque potrebbe esserci una maggiore decorrelazione, eccetera, eccetera. Però sicuramente sono interessanti, questo lo trovo molto bello. Quindi questo era un pochettino quello che dovevamo vedere. Questo Ci qui sono lo posso. domande o anche suggerimenti, direi. Cioè io vorrei proprio che ci fossero magari dei suggerimenti, perché stiamo pensando alla prossima emissione. Quindi se ci date dei suggerimenti, noi siamo più che felici di coglierli, ove possibile, naturalmente. Domanda, Sì. facciamo finta che te lo dico perché un altro emittente, avevamo fatto una cosa di questo tipo, eravamo andati a un evento dal vivo e mi ha detto: guarda, ho questa idea, cioè tu di che cosa vuoi parlare? No? Fatti, ti quotiamo un qualcosa sulla base delle idee che ti vengono in mente. E lì era piaciuta l'idea di quotare un prodotto legato a un indice, quindi che avesse una performance equivalente all'indice, ma che fosse in qualche modo quotato sotto la pari e col capitale protetto al 100%. Faccio un esempio: esco con un certificato a 95 che tra 2 anni, 3 anni rimborsa 100 comunque e che mi dà la performance positiva del sottostante. Quindi il sottostante che può essere un indice, che può essere, che ne so, l'S&P 500, fino a ovviamente a un cap, cioè al massimo ti do 120, ti do 115, ti do 100 qualcosa. È un qualcosa che avete pensato, Guarda, ti dico, valutato? sì, è chiarissimo. Allora, questi certificati noi li abbiamo fatti per la rete o per le reti bancarie, quindi sono andati prima in collocamento e poi sono quotati sul secondario, ma non nella modalità direct listing, perché sono certificati che derivano dal primario. Quindi, se ci sentiamo, magari vi posso segnalare anche eventualmente qualcuno di questi certificati che hanno protezione integrale del capitale a scadenza che ti pagano la performance sottostante. Magari qualcuno che è sotto la pari e ha una durata vita residua breve, non c'è alcun problema. Quello che mi veniva in mente, però, sentendo invece qualcuno appunto di voi, e mi dite se è una cosa che ha senso, ho visto che molti chiedevano dei certificati di tipo bonus con scadenza molto molto contenuta. I certificati che hanno un livello di barriera, in quel caso valida un giorno solo a scadenza, e che se il sottostante a scadenza è superiore o uguale alla barriera, ti pagano un bonus, per esempio 119%. Quindi può essere che se la vita residua è molto breve siano anche sopra la pari, ma ho visto che c'era una forte domanda di certificati di questo tipo. Credo che sia per ragioni anche fiscali, no? Proprio perché il provento che tu incassi su una durata breve può essere compensabile con eventuali minusvalenze che tu hai in essere. Di conseguenza, il certificato che pensavamo di poter emettere potrebbe essere uno di questi, potrebbero essere questi bonus con delle scadenze anche brevissime, no? Sei Magari mesi, specifiche, cose così. 6 mesi, un anno e mezzo, per essere utilizzati sia ovviamente per trarne un profitto a scadenza, ma anche immagino per ragioni fiscali, perché come sappiamo
i proventi di questi certificati sono compensabili con le minusvalenze. Siccome è una richiesta che ci è stata fatta e abbiamo visto che c'era un certo volume di scambi su dei bonus molto molto brevi, addirittura che scadevano a giugno, pensavamo che potesse essere indicato e metterne altri, ecco. Quindi Ti magari dico cosa ne se penso io, Alberto, che l'idea è sì. bella, ma te la devi segnare su un foglio di carta e la fai l'anno prossimo. Perché? Perché un bel pezzo di dividendi sono andati tra gli ultimi giorni. Tu me li devi far scadere a novembre, a inizio dicembre, metà dicembre, questi prodotti. Quindi se tu vuoi dargli un po' di bonus a chi te li compra, tu devi emettere questi prodotti, secondo me, a febbraio, quindi tra un po', e li devi far scadere a dicembre. Che ne pensi? Cioè, tu dici in modo da incorporare anche Di i dargli dividendi. qualcosa in più alla gente, no? Quindi chi si deve ottimizzare fiscalmente, secondo me, cioè, poi magari dico una stupidata, dimmi se non sei d'accordo, però cioè, No, no, io certo. nel cervello di quello che deve recuperare le minusvalenze, secondo me glielo devi quotare verso l'inizio dell'anno e glielo devi far scadere anche a settembre, magari. Quindi gli fai 6 mesi dal febbraio e ti becchi dentro tutti i dividendi che però glieli dai come bonus, capito? E quindi in questo modo lui non va a pagarsi il 26% che è tolto alla fonte e probabilmente tu gli paghi un bonus migliore, no? Sì, certo. Noi pensavamo di emetterne magari una tranche che scada a dicembre di quest'anno, una che scada a giugno dell'anno prossimo, che abbia una durata di un anno, e una a dicembre dell'anno prossimo, una cosa del genere. Quindi Che va quelle, bene, diciamo, che quelle va potrebbero benissimo essere così. utilizzate. La giugno dell'anno Quindi, prossimo, cioè, però quelle due vedi che ti lì. va già a un anno, no? Tu quella su giugno dell'anno Sì, prossimo certo. gli dai più bonus, ovviamente, perché c'è più tempo e c'è delle cose in mezzo. E tu, tra l'altro, i dividendi futuri già non li sai oggi, quindi No, è no, tutta roba devo su essere. stime. Sì. Quindi, secondo me, tu puoi fare un'emissione a scadenza dicembre e gli dai poco bonus e provi a vedere come funziona. Poi fai un'emissione a scadenza giugno e gli dai poco bonus, ma a febbraio ti ricordi di fare un'emissione a scadenza tipo ottobre dove gli dai un bonus cicciotto. Io la vedo così. Poi magari Per dico una via dei stupidata e ne vendiamo a zero. dividendi. Poi ti dico, io sono l'ultima persona che deve parlare, perché ti dico, ho dato delle idee, a volte sono andate super bene, tutti felici, cosa bellissima. Poi a volte invece ho delle idee, ho detto questo certificato è fantastico, ho detto sì, l'hai comprato solo tu, no? Perché A volte succede però perché sì, succede a volte che tu ritieni di avere dei prodotti assolutamente buoni oggettivamente, e magari non trovano il riscontro invece degli investitori. Questo è assolutamente vero. Invece cerchiamo sempre di capire come è possibile fare. Ecco. Quindi se stabiliamo un contatto, ecco, poi ve lo chiedo anche personalmente. guarda, tanto la cosa bella è che appunto questi webinar in compagnia di Acros dureranno per tutto l'anno, quindi avremo modo di vedere tutte le nuove emissioni che escono, le peculiarità e quant'altro, quindi secondo me ci possiamo tranquillamente riaggiornare. Tra l'altro su Borsa Finanza troverete anche ad ogni emissione che ci sarà appunto la spiegazione dei singoli prodotti, quindi vi accompagneremo in questo percorso con un emittente Acros che a mio avviso è un ottimo emittente perché appunto è molto attento a quelle che sono le esigenze L'emittente in dei... realtà è Banco BPM, noi siamo la banca di investimento del gruppo Banco BPM, quindi È vero che siamo adesso è cambiata rischio carta, quello, è rischio vero. Banco BPM. Questo è il sito di Banca Acros, quindi bancaacros.it. Ringrazio tantissimo Alberto per la Grazie a pazienza te di Enrico e grazie a tutti ospitarmi. quelli che ci hanno seguito. Buona giornata e buon proseguimento a tutti quanti con i certificati di Banca Acros.